Alcune persone sono travolte da una somma di mali che apparve veramente eccessiva, ingiusta. In certe congiunture della storia, questi cumuli di pesi sembrano darsi come un appuntamento collettivo. È quello che è successo in questi anni con la pandemia del Covid-19 e che sta succedendo adesso con la guerra in Ucraina. Possiamo giustificare questi eccessi come una superiore razionalità della natura e della storia? Possiamo benedirla religiosamente come giustificata risposta alle colpe delle vittime che se li sono meritati? No, non possiamo. Esiste una sorta di diritto della vittima alla protesta nei confronti del mistero del male, diritto che Dio concede a chiunque, anzi, che Lui stesso in fondo a ispirare. Se tu hai nel cuore qualche piaga, qualche dolore e ti viene voglia di protestare, protesta che Dio. Dio ti ascolta, Dio è Padre, Dio non si spaventa della nostra preghiera di proteste. No, Lui capisce, ma si libera nella preghiera tua.